Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi torno ad aggiornare la playlist Scienza e Curiosità e lo farò parlando a grande e grandissima richiesta del biohacking. Il biohacking è emerso ultimamente come una disciplina della scienza e della tecnologia, diciamo non istituzionale, e si riferisce niente di meno che alla gestione della propria biologia utilizzando una combinazione di tecniche mediche, nutrizionali e naturali che ti permettono di vivere al meglio. In America e negli Emirati Arabi la parola biohacker è strettamente associata al transumanesimo a vari livelli, in quanto alcune istituzioni la associano alle modifiche corporali attraverso mezzi tecnologici e cibernetici. Ma per quanto riguarda la mia interpretazione, la mia concezione di biohacking si riferisce niente di meno che alla gestione della nostra biologia, tutto quell'insieme di conoscenze degli ultimi anni e integrazioni naturali che ti permettono di potenziare il tuo corpo e migliorare le tue capacità. Non sempre i biohackers devono identificarsi con ideologie transumanistiche biopunk. Il transumanesimo è la convinzione secondo cui sia possibile alterare in modo fondamentale la condizione umana attraverso la tecnologia così tanto da trarne dei benefici. Ecco, non sempre e non per forza questa ideologia deve far parte del mondo del biohacking. Anzi, il mio concetto di biohacking implica in modo assoluto un contatto con la natura sia dal punto di vista nutrizionale che sociale, e se ne vogliamo parlare, penso che il segreto per migliorare la propria condizione a lungo termine sia proprio questo: trovare il proprio equilibrio con la natura. In base a come andrà questo video, dato anche il grande interesse che suscitano i miei consigli su Instagram, deciderò se promuovere anche questo tipo di informazione o meno. Intanto oggi cercherò di ampliare la tua conoscenza in merito alla questione con ricerche mirate e a parer mio devastanti, in modo che tu, in modo sempre più aggiornato, moderno ed innovativo, possa prenderti cura di te ai massimi livelli e massimizzare le tue prestazioni a lungo termine con consapevolezza. Ecco, partiamo da questa parola, consapevolezza. Una volta la consapevolezza era limitata. La scienza aveva i suoi limiti e tante cose non si sapevano, ok? Adesso che si sanno, perché non sfruttare questa conoscenza? Per esempio, voglio assolutamente fare questo esempio prima di affrontare il tema principale del video. In quanti di voi mangiano affettati e insaccati? E con che frequenza? Ecco, lo sai che esistono 800 studi scientifici che dimostrano in modo incontrovertibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le carni lavorate come insaccati e affettati sono cancerogeni e sono stati inseriti nel gruppo 1 delle sostanze per le quali esistono abbastanza evidenze scientifiche per dimostrare che effettivamente sono cancerogeni, insieme all'amianto, per esempio, e all'etanolo? Quella che state guardando è una pubblicazione di Lancet Oncology che lo dimostra, ok? Ma poco non fa male neanche il veleno. No, non funziona così. Anzi, è proprio la costanza che a lungo termine ti crea problemi. E io non sono né vegano né vegetariano, per capirci. Questa piccola parentesi era riservata alla consapevolezza. Che ruolo gioca la consapevolezza? La consapevolezza, per quanto mi riguarda, gioca il ruolo che da quando so che gli affettati causano il cancro al colon, non ne mangio più, ok? Semplice. E questo è uno dei tanti esempi. Ma c'è mio nonno nelle campagne che mangia le salsicce essiccate da 70 anni. Ebbene, sì, ma statisticamente lui fa parte del 20%, il rimanente 80% è deceduto, capisci? E questo funziona con le sigarette, così come ogni altra tossina o sostanza cancerogena, il catrame delle sigarette e la chimica della combustione che si crea quando fumi è sicuramente cancerogena, e non per sentito dire, anche qui decine di migliaia di pubblicazioni scientifiche lo dimostrano. Questo significa che per forza ti viene? No, ma avviene a 8 persone su 10 che fumano. Sai cosa significa 8 su 10? Ecco, sei disposto a rischiare? Io, per quanto mi riguarda, visto che ognuno di noi parla per esperienza, sono 5 anni che ho smesso di fumare, 6 anni che sono completamente astemio e 5 anni che, da un passato autodistruttivo, proprio perché vengo da un passato autodistruttivo, ho cercato di studiare in questo senso che cosa significa valorizzare la propria salute, e ti assicuro che esiste un ethical biohacking che, se messo quotidianamente in atto, ti dà tante, ma tante soddisfazioni. Quello che viene definito come movimento autonomo quantificato è l'allenamento fisico definito dai nostri smartwatch.
l'interessamento di tener conto dei passi giornalieri, di un piano di allenamento costante, dei nostri parametri, dei nostri itinerari, aiutati quindi dalla tecnologia per migliorare le nostre prestazioni. Questo si chiama movimento autonomo quantificato e fa parte del biohacking. È molto importante avere uno storico mensile dei propri progressi. Determinati smartwatch di ultima generazione, per esempio, monitorano il VO2 max, ossia il massimo consumo di ossigeno che un essere umano può consumare nell'unità di tempo per contrazione muscolare, riuscendo a monitorare nel tempo il miglioramento della tua salute aerobica. Insomma, facendovela molto semplice, con l'aiuto della tecnologia, senza per forza essere un transumanista, puoi assolutamente migliorare la tua condizione e soprattutto le tue capacità. Ci sono vari livelli di biohacking, partendo dall'allenamento quotidiano, passando per la nutrizione e arrivando all'integrazione controllata con integratori naturali e altamente biodisponibili presi con cognizione di causa. Un'integrazione di ultima generazione in ambito di biohacking sono i nootropi, i cosiddetti potenziatori cognitivi. Che cosa sono? Sono una vasta gamma di integratori naturali che si ritiene migliorino la funzione cognitiva o promuovano il rilassamento. In particolare, questo tipo di integrazione stimola l'umore, le funzioni esecutive, l'attenzione, la memoria, la creatività o la motivazione negli individui sani. Ecco, la caffeina è lo stimolante più utilizzato. Il ginkgo biloba in ambito di biohacking è utilizzato come nootropo in quanto migliora la lucidità mentale e la memoria, nonché aiuta a mantenere la concentrazione in una situazione sotto pressione. L-tirosina, precursore di importanti neurotrasmettitori cruciali tra cui dopamina e noradrenalina, che fornisce un notevole aumento di concentrazione e lucidità. Il celastrus, non a caso chiamato l'albero dell'intelletto, produce delle liane con dei frutti che vengono utilizzati da secoli nel sud-est asiatico per migliorare la concentrazione. E infine, per citare quelle più naturali ed efficienti, L-tianina, uno dei numerosissimi e preziosissimi composti presenti nel tè verde. Vi chiedete perché abuso di tè verde matcha? Ecco, nonostante l'effetto stimolante del tè verde noto da migliaia di anni, solo di recente l'L-tianina ha iniziato a ricevere le attenzioni degli appassionati di nootropi. Questa sostanza, infatti, cari amici, non solo è in grado di mettere il turbo alla mente, ma può anche indurre il rilassamento grazie alla sua interazione con ricettori del glutammato presenti nel cervello. Bloccando il glutammato, che è un neurotrasmettitore stimolante, l'L-tianina abbassa i livelli di tensione per qualche ora di sollievo, quindi è stimolante quando serve e rilassante quando serve. Ci sono degli studi in merito a questa sostanza davvero devastanti. L'L-tianina presente nel tè verde è un nootropo al 100% naturale, amato particolarmente dagli scrittori e da tutti coloro alle prese con attività mentali intense. La ricerca ha dimostrato come favorisca la produzione di onde alfa nel cervello, tipiche di uno stato mentale rilassato, ma allo stesso tempo concentrato e creativo. Ecco, se sei una persona sana, avendo le giuste conoscenze, studiando a fondo queste cose, puoi ottenere dei benefici dalla natura che neanche ti immagini, neanche ti immagini. Io non bevo caffè, non fumo e sono astemio, tutto questo da svariati anni e, chi mi segue su Instagram lo sa, faccio largo uso di tè verde matcha di grado cerimoniale. La vera essenza del tè verde si trova in questo prodotto, un prodotto 100% naturale che ha numerose sostanze benefiche, dall'epigallocatechina gallato contro il cancro all'L-tianina che funge da nootropo. Torniamo alla consapevolezza, no? Con la consapevolezza di ciò che ti circonda, con la consapevolezza di quello che la natura può offrire, puoi ottenere davvero tanti benefici. Il DNA è composto da una miscela di geni buoni e cattivi che esprimono messaggi genetici in molti casi modificabili attraverso scelte nutrizionali e comportamentali intelligenti, interagendo così con il nostro destino genetico. La salute del DNA, quindi, cari amici, dipende dalla qualità dell'ambiente cellulare che gli offriamo, conseguenza dei nostri comportamenti, stili di vita, alimentazione, gestione dello stress, eccetera. Ed è stato provato scientificamente nell'ultimo periodo qualcosa di incredibile, ossia che lo stile di vita influenza il DNA.
Cosa significa? Ti faccio un esempio molto semplice. Se separassimo due gemelli omozigoti, DNA identico al 100%, uno andasse a vivere a Milano, l'altro a Portofino, per esempio, e adottassero comportamenti differenti, pur trovandosi in situazioni ambientali diverse, non sarebbe scontato dire che chi vive in una città come Milano invecchierà più rapidamente di chi vive in riva al mare oppure in aree riparate da rumore, stress e vita frenetica. Ecco, Okinawa. La risposta, signori, è Okinawa. Non è un caso se quest'isola del Giappone ospita il numero più alto di centenari sulla faccia della Terra. Quest'isola viene studiata da 30 anni dalla maggior parte degli scienziati di fama internazionale. E sapete al posto delle patatine fritte ai bambini sul molo come fanno merenda? Con le buste self-made di pescetti essiccati. Stai capendo? L'Italia ha il più alto numero di bambini obesi in Europa. Il tuo stile di vita influenza sistematicamente il tuo DNA. E cosa significa? Gli studi di epigenetica hanno dimostrato che tanto più c'è predisposizione verso alcune patologie, tanto più va corretto l'ambiente in cui si vive, con stili di vita, alimentazione e integratori capaci di influenzare positivamente l'espressione dei tuoi geni, responsabili dell'invecchiamento cellulare. Cosa dice la scienza? La scienza dice che la costante interazione dinamica fra questi geni e l'ambiente, e per ambiente si intende tutto ciò con cui entriamo in contatto, cibo, aria, farmaci, ma anche equilibrio ormonale, onde elettromagnetiche, pensieri positivi o negativi, eccetera, deve essere tenuta in grande considerazione per evitare che si sviluppino le patologie a cui siamo predisposti. Cosa vuol dire? Torniamo ai due gemelli di prima. Vuol dire che se quei gemelli sono predisposti al diabete, chi saprà tenere sotto controllo l'ambiente in cui vive, introducendo azioni correttive che favoriscano l'ottimale funzionalità di quel gruppo di geni che controllano la produzione e la sensibilità all'insulina, quest'ultimo avrà maggiori probabilità di evitare il diabete. E questo vale per qualsiasi altra cosa. L'ambiente in cui vivi influenza la cosiddetta espressione dei tuoi geni. In poche parole, un determinato stile di vita può modificare il tuo DNA. Nelle pozze che il deserto del Kalahari forma durante la stagione delle piogge, vive un pesciolino che, nel suo ambiente naturale, ha una vita media di 10 settimane. Ma se viene trasferito in laboratorio in condizioni ambientali analoghe e nutrito con determinati alimenti, allunga la sua vita del 40%. Analoghi studi sui topi hanno dimostrato qualcosa di veramente drastico. Drastico, la prova dell'integrazione, la prova di quanto gli integratori favoriscano il metabolismo e la vita umana. In laboratorio è stato sperimentato che topi molto grassi, trattati con una dieta ipercalorica ma con l'aggiunta di flavonoidi, vivono il doppio rispetto a quelli che non hanno aggiunto flavonoidi alla dieta. Il doppio. La spiegazione è nelle sostanze contenute negli alimenti capaci di attivare meccanismi genetici che impediscano l'insorgenza di patologie, e qui entriamo in un ambito che si chiama nutrigenomica. Ossia all'interno della scienza che studia il rapporto fra il patrimonio genetico, il genoma e la variabilità individuale dello stesso in base all'assunzione di cibi e sostanze. Ecco, hai presente il detto «siamo quello che mangiamo»? È una verità assoluta in ambito scientifico appoggiata da prove replicabili in laboratorio. Ma c'è di più! Esistono esperimenti replicabili che dimostrano che l'assunzione di integratori o comunque di sostanze che aiutino l'espressione dei nostri geni a non sviluppare le patologie per le quali siamo predisposti allungano la vita, come i topi a cui sono stati integrati flavonoidi e che sono vissuti più a lungo rispetto ai topi che non lo assumevano. Non siamo topi, ma la nutrigenetica negli ultimi anni ha dimostrato che l'ambiente in cui viviamo modifica il nostro DNA. Adesso fai tue queste conoscenze, approfondiscile e se vuoi un mega speciale su Okinawa, lascia un like a questo video. Se questo video raggiunge 10.000 like, metto in piedi un super video su Okinawa. Per oggi, signori, è tutto. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, supportami con un like e fammi sapere se sei interessato anche a questa tipologia di video. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto. Molto presto, nel prossimo episodio.
Adieu.